Con Guido Giudici, sindaco di Clusone, non è passata la variante al piano regolatore generale, avevi detto non passa la variante, tutti a casa. In realtà... Beh, questa era la premessa, anche perché è una premessa promessa che viene comunque tenuto in sospeso, perché il senso era che nella variante erano compresi i mezzi, le allocazioni, la possibilità di realizzare quelle che erano le proposte elettorali, quindi infrastrutture sportive, cittadella sociosanitaria, normative ben precise, in carenza delle quali la nostra città potrebbe essere benissimo governata da un impiegato, perché senza ampie visioni il discorso diventa abbastanza. Fatto sta che la variante non è passata, sì. Allora quali sono i prossimi? Allora, la variante non è passata, ma non è passata perché c'è stato chiaramente un illecito nel voto. Nel senso che qualcuno che era incompatibile ha pensato bene di... Uno, un consigliere. Diciamo qualcuno. Qualcuno che era incompatibile ha pensato bene di stare in aula e di votare contro, pensando che il voto contro, quindi la posizione contraria, salvasse i propri interessi, perché votava contro i propri interessi. La normativa non è così, perché l'incompatibilità è assoluta e ininfluente la posizione del voto. Questa è la... Sì, ma chi lo stabilisce adesso? Lo stabilirà il TAR. Quindi ci sarà un ricorso al TAR, da parte vostra? Da parte del Comune diventa quasi una bega fra consiglieri, fra maggioranza e minoranza. Direi che ce ne sono un sacco di privati che hanno impostato la loro... Ce ne sarà uno che fa ricorso al TAR? È prevedibile, direi, quasi certamente ci sarà. Quindi voi aspettate poi dopo la sentenza al TAR o aspettate di avere notizia che qualcuno faccia ricorso al TAR? No, direi che quanto prima si saprà, e presumo che ci siano, le persone che faranno ricorso, perché si sentono e sono state danneggiate da un comportamento illecito. Questo è il discorso, non tanto dalla bocciatura, ma una bocciatura mediante comportamento illecito, e quindi il ricorso ci sarà. Il TAR può avere due soluzioni, cioè sospendere la delibera o entrare nel merito. Nel qualsiasi caso ci comporteremo. Ma il discorso era questo. Che se la delibera viene approvata, nel senso che il comportamento è stato legale, quindi non ci sono, la variante non passa, la prerogativa di andare a casa c'è realmente. Se il TAR dirà la votazione è stata illecita, quindi bisognerà rivotare, ma questa è una decisione del TAR. E nel caso di rivotare, del rivoto, se fossero andate le cose sarebbe un pareggio, non passerebbe ugualmente. Bene, nel caso di rivoto andremo al voto con i voti certi.